Ciao amici, benvenuti su questo nuovo video. Siamo su Empire Total War dopo la conquista dell'Egitto. Come potete ben vedere, l'Egitto è sotto controllo del regno delle due Sicilie. Abbiamo questo bagno turco che aumenta la felicità, cosa molto importante. Qui un po' di oro in più, soprattutto qui. E qui abbiamo un bel mulino. E poi qua sto facendo una chiesa ecclesiastica che aumenta ancora la felicità. Qui c'è un esercito, non è, vabbè, chiamando l'esercito, e adesso aiuteremo ovviamente i cavalieri di San Giovanni a completare questa crociata insieme. Quindi passiamo il turno e vediamo che succede. Ancora in perfetta efficienza. Ancora non è un porto di questa regione, non si è ancora sviluppato. Sì, allora benissimo, quindi i doni agricoli sono sviluppati, quindi adesso c'è anche felicità per la nobiltà e aumenta anche il prestigio nazionale. Oh, finalmente una bella notizia. Questo è molto importante, questo bacino commerciale, e adesso lo faremo. Però prima voglio vedere cosa posso sviluppare di edifica, parte nelle scuole quale non voglio ancora. Vediamo qui cosa posso sviluppare. Questo qua quando lo spendo 7000, ok, no. Cos'è questo? 5000, no. Vediamo qua. Ah, qua possiamo sviluppare qualcosa, vediamo. Un ospedale militare ce l'ho già. Potrei fare gli alloggi militari. Sì, faccio gli alloggi militari. Bene. Questo, ah ok. Quindi ancora no. Vediamo qua la situazione. Ah ok, una pescheria locale, lo facciamo assolutamente. Posso sviluppare un bel po' di cose qui, mi fa molto piacere. Però cioè, ci sono questi qua che dobbiamo distruggere. Vediamo questi qua. Ah, una facile preda! Vabbè. Vittoria! Perfetto. In marcia! Avanti! Però prima di costruire, sì, mio dovremmente integrare l'esercito. Abbiamo 3000, quindi andiamo a usarli. Facciamo questo che aumenta la felicità. Per il momento dobbiamo puntare sulla felicità in questi territori. Posso migliorare qui. Teatro dell'opera. Ok, se costa poco, per me va più che bene. In attesa di ordine. Pronti all'azione. Pronti agli ordini. Allora, per me non ne vale molto la pena, anche perché, cioè, voglio dire, per me tiro fa battaglia contro questi qua. In questo caso io me ne sono automaticamente. Vogliamo l'assedio! Non ditemi niente, ma ragazzi, veramente non potevo combatterla, perché, cioè, è indecente combatterla. Quindi non ho combattuta, perdonatemi,
però preparatevi alla battaglia. Via. Tu e Valore, indomiti. In marcia. Sì, mio sire. Avanti. Ok. Siamo una flotta, non un esercito. Davvero? Andiamo qua. Ci dobbiamo ricongiungere con queste galee. Così abbiamo una piccola flotta. Ufficiale sul ponte. Ammainare le vele. Ok, abbiamo questa. Verso dove, capitano? Piccola flotta. Mi fa molto piacere. Abbiamo conquistato la Palestina. Quindi andiamo avanti. Costruiamo un po' di cose. Ora che guadagneremo. Vabbè, adesso guadagniamo 12.000. Più o meno 12.000. La situazione andrebbe. Se io faccio così, tutti si incazzerebbero. Ok, ok, non niente. Però la nobiltà deve pagare qualcosa in più. Ora. Qua. Vabbè, 91%, quindi a posto. I ponti commerciali con la Spagna sono bloccati. Perché sono bloccati? Si incontra con qualcuno? I Cherokee? Gli ottomani? Il Portogallo? Interessante. Interessante. Si incontra contro la Persia? Io le posso fare un accordo di pace. Fatemi ci provare, perché ti do 100 monete. Ma perché sei tu? Ah no, vabbè. Se no, abbiamo costruito questo bel po' di cose. Sono arrivati i turchi prima e mi hanno detto: voi ci dovete offrire 160 monete più una pace. Ma come? Io ve la devo offrire a voi. Nel senso, i soldi. Dovete venire voi a me. Vabbè, a parte gli scherzi, continuiamo. Continuiamo a migliorare per intanto l'Egitto e la Palestina, perché sono due territori che bisogna potenziare. Così avremo ancora più soldi per poi potenziare ancora di più l'Italia. Cioè, vedete, sono muri senza niente proprio. Proprio uno schifo. Guarda, non c'è niente, niente. Beh, ah no, aspetta, almeno c'è la fortificazione però. Ammettiamo, almeno c'è quello. Se non c'è neanche quello. Facciamo una bella scuola ecclesiastica. Qua facciamo. Siamo una pescheria. L'infrastruttura qua la stiamo facendo. Quindi abbiamo 3.300. Che non usiamo per integrare un esercito. Ok, quindi abbiamo 400, non posso fare niente con 400. Guadagniamo 14.000, ok. La nobiltà qui si sta un po' incazzando. Ah no, è un agente comune. Cioè, quella medio povera, medio bassa, un strano. Allora, quello che potevo fare adesso è un ben niente. Allora, noi abbiamo tutti questi territori. L'impero ottomano sta per essere sconfitto malamente. Ah già, dobbiamo prenderci il Marocco. È vero. Andiamo alla Spagna. Tu mi dai il Marocco. Io non ti do niente. Ti do... Che vuoi? Quante tecnologie vuoi tu? Ti do una formazione a diamante. Bisogna di un lavoro. No, fermi. Bisogna di un lavoro. Questo. Per poco, perché ne vogliono queste tecnologie. Allora, io ti do questo. Poi, questo. Questo e questo. E monete. Mannaggia, vabbè, forse devo avere più soldi. Ok, vabbè. Allora, in Portogallo non esiste più. Ah, posso cominciare con Cherokee.
Senti, ma come faccio a cominciare con te? Cioè, ci arrivo? Ci arrivo, va bene, ok. L'importante è che io guadagni i soldi, poi me ne frega. Ciao Spagna, allora io vorrei la tua, il tuo Marocco. Lo prenderò, che ti piaccia o meno. Ti do questo, questo. E tu mi dai. Non accetta, oddio! Ah, hai capito. Allora, prima che ti attacchi, perché è probabile, ti do queste tecnologie. Oh, non accetta? Davvero? Serio? Non vuoi accettare? Tutte queste tecnologie benine? Ho capito, tu vuoi i soldi. Chi? Ho capito. Non destano sufficiente interesse. Ti ho dato... Vabbè, il Marocco non si può fare. Costruiamo. Facciamo costruzioni, peggio dei Lego. Mi sento quasi è... fucilato per un po'. In attesa di ordini. In marcia! Facciamo solamente questi due di milizia perché non bada la popolazione. Bene, mi sento condotto da Costantino Gaiano, sentite, nomi più belli voi non li potrete fare. Di battaglia! Andiamo a conquistare la Mesopotamia. Ci vediamo quando sono arrivato proprio in Mesopotamia, perché per di proprio no, tu non vuoi passare, almeno quello. Eccoci qua pronti per affrontare Mehmed Costantino Gaiano. Sta per affrontare Mehmet. Allora vediamo un po' le unità. Abbiamo la guardia del corpo del generale che ha un bel po' di stelle a quanto pare. Poi gli usseri, e con questo potremo attaccare questi due organi. Poi abbiamo un obice da 12 libbre e antichiane da 12 libbre. Poi abbiamo fanteri di marini, veterani di guerra, guardie italiane. Mentre il nemico ha truppe sul cammello, una soma, folla armata con spade, va bene. Questi due organi di artiglieria fissa che sono come dei mitigliatrici, so che mangiano pane di cannone, i giannizzeri e i cittadini con fucile a pietra focaia. Interessante. Sentite, attacchiamo. Ci vediamo sul campo di battaglia. Colpi incendiari sono il tipo di... Allora, iniziamo. Thank you.
sono questi qua. Bene ragazzi, abbiamo vinto, è stata una bella battaglia, quindi con la conquista della Mesopotamia direi che il video possa finire anche qua. Bene, abbiamo preso solo 233 uomini, a loro 0, va bene. Suonate la carica! Come conquista della Mesopotamia, vediamo cosa fanno gli altri. Non è. Trono che se ne va, proprio i saggi se ne vanno via, proprio a corona richiamo, proprio vieni, ok, no, c'è la Svezia, uomo che io mi annei con loro per poi attaccare la Danimarca, capito? Ok, quindi no, non lo fa. Che vogliono questi? Alleanza militare, sentite, andate via, ma manco vi conoscono. Quindi ragazzi, penso che questo sarà o il penultimo o il terzultimo episodio. Penso la diffusione di idee moderne nate dallo studio e da da tanto tempo che non vedevo una città ribellarsi. Oh mio Dio, piango da poco e da una vita. Nessuno si ribellava a me. Meglio. Così daremo prova che siamo ancora potenti. Perfetto. Va bene ragazzi, allora il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!